super ospite che vedete di fianco a me, ma adesso andremo subito a presentarlo dopo aver salutato le mie compagne di avventura. Vedete qui di fianco a me Beatrice Zamoner. Ciao Beatrice! Ciao Anna, ciao a tutte, buonasera. Vedete poi, diciamo, a giro Giulia Scalerandi. Ciao, ciao Giulia. Ciao, buonasera a tutti. Sì, ciao, buonasera a tutti. Senti Giulia? Proseguiamo con Silvia Giorgi. Ciao Silvia. Silvia? Mi sentite? Ci sei? No. Sì, adesso ti sentiamo. Ti abbiamo perso un attimo. C'è stato un problemino tecnico con il microfono. Ciao a tutti, buonasera. Perfetto. Anch'io l'altra volta ho lottato un pochettino col microfono, quindi ti capisco alla grande. Introduciamo il personaggio, il super ospite che c'è stasera. La vedete di fianco a me, l'avete già riconosciuta sicuramente. È Manuela. Benvenuta, Manuela, ci senti? A tratti, non benissimo. Adesso ti sento di nuovo. Ok, perfetto. Ti stavo introducendo, ma ti introduco a questo punto con un problema con le varie connessioni. Non so se riuscite a sentirmi. Io ti sento bene adesso. Manuela, tu mi senti? Ciao a tutte, ciao ragazze, grazie dell'invito. Sono molto... Mi sa che ci sono dei problemi con le altre mie compagne di avventura. Anche. Ah, ok. Diamo un attimo di assestamento. Nel frattempo ti faccio gli auguri di buon compleanno in diretta. So che hai compiuto gli anni ieri e quindi è stato un compleanno quasi in fase 2 di apertura, diciamo, per te. Insomma, è sempre sì, no, noi abbiamo bello festeggiare, ma quest'anno è andato così. Sì, sì. No, abbiamo invitato qualche amico a casa e quindi no, era veramente un compleanno molto bello. Bene, bene, bene. Nel frattempo, prima di addentrarci un po' in quello che è la nostra intervista, noi abbiamo un sacco di curiosità per te, per le gare che hai svolto, per i tuoi progetti. Vi ricordiamo che siamo in diretta live su Facebook e sul nostro canale YouTube di LiveGP. Potete interagire con noi, siamo anche là sulla nostra web radio. Manuela, allora, tu, diciamo, hai iniziato la tua carriera non in età giovanissima e questo ci ha colpito tantissimo, però tu fai parte di una famiglia racing, siete in quattro nella vostra famiglia. Tutta la mia famiglia, anche tua sorella. Esatto, tutti corrono, però come me anche solo da poco tempo, e ci ha preso la passione almeno al mio papà e mio fratello 10 anni fa, e ha iniziato a correre in un campionato che si chiama Ferrari Challenge con le Ferrari, e loro si sono appassionati tantissimo a questo sport. Però ci hanno voluto 2, 3, 4 anni finché io avevo fatto la prima visita in pista e alle loro gare. Però dopo sia io che mia sorella siamo andati a vederli e ci è piaciuto tantissimo questo mondo, i motori, e stranamente mi ha colpito tantissimo. E quindi mio papà ha notato questa mia curiosità e ha detto: dai, vieni anche te a fare 2, 3 prove con noi quando andiamo la prossima volta in pista. Ok,
Allora, abbiamo fatto una prova a Cremona e ovviamente mi è piaciuto tantissimo andare in giro per la pista con una Ferrari di 600 cavalli e quindi ho pensato poi ero a bordo con mio fratello che mi ha fatto vedere veramente come si gira con una macchina da corsa e ho pensato, boh, da fuori sembra così semplice, vedi questa macchina che gira per la pista, là da dentro, ma è un lavoro immenso tenerla in pista e tenere velocità e tutto quanto. E mi è venuta veramente una curiosità per questo sport e una stima soprattutto per i piloti. E ho pensato, ma se il mio fratello piccolo, che non ha neanche la maturità, riesce a fare queste cose, anch'io posso impararlo. E da qui ho pensato, mi sono presa un coach, Giorgio Stranagiotto, e abbiamo fatto i primi passi e abbiamo iniziato veramente da zero. Non sapevo non allacciarmi un casco, sapevo che c'erano quattro ruote, ma dopo era già tutto. E quindi abbiamo veramente iniziato dal niente e pian piano siamo cresciuti, ho imparato a guidare meglio e meglio e sì, l'anno scorso sono riuscita a vincere le prime gare nel Ferrari Challenge, a fare qualche pole position, ero terza nel campionato overall davanti a tutti i maschietti, quindi devo dire che sono molto orgogliosa. Assolutamente, in questi pochi anni, perché infatti insomma dal 2014 non è tantissimo, sono semplicemente 6 anni, hai fatto dei passi da gigante, una buona presentazione e rappresentazione nel Ferrari Challenge, grandi podi, per poi insomma arrivare a delle gare veramente veramente importanti come il campionato European Le Mans Series e la 24 ore di Le Mans. Insomma, di passi da gigante ne hai fatti tantissimi, direi. Sì, veramente, perché una cosa era fare il Ferrari Challenge dove ero in mezzo a altri appassionati o gentleman driver o bronze driver, quindi era molto non era amatoriale in confronto alla mia. Ho conosciuto la signora Deborah Meyer e anche Claudia Schiavoni che hanno fatto il challenge insieme a me, però Deborah già lì era una donna molto divisa, aveva visioni, era una donna stupenda e lei aveva il sogno poi di creare una squadra femminile che possa lottare a livello alto nei campionati più importanti o alla gara più importante del mondo. E quindi lei si è messa in testa di fare questa cosa. Però per il campionato che facciamo noi servono 2 pro driver e una bronze driver. Quindi lei ha visto i miei progressi e quindi mi ricordo ancora che sono stata a Bruno, avevo fatto la pole position e mi ha scritto un messaggino se volevo venire a fare una prova con una Ferrari 488 GT3, che all'epoca era la mia macchina, cioè sarebbe stato il sogno guidare questa macchina. Ero veramente, non c'era una persona più felice di me in quel giorno. E quindi sono andata a fare questa prova e lei sceglieva le sue pilotesse, c'erano anche altre pilotesse. E la giornata è andata molto bene e dopo alla sera poi mi ha invitato a fare una gara per prima di prova che è andata anche bene e quindi dopo sono stata scelta per far parte del progetto Iron Dames e quindi molto un passo veramente gigantesco. Mi ricordo perché infatti Le Mans è una delle gare più importanti che esistono e sono assolutamente sì. Mi sa che abbiamo perso un attimo Manuela. Ragazzi, invece voi mi confermate che mi sentite? Sì, io ti sento. All'inizio non sentivo neanche te, Anna. Ok. Però... Ok, adesso
Anche sì, io vi sento. Anche io. Sono gli inconvenienti della diretta. Esatto, il bello della diretta. Recuperare Emanuela proprio mentre ci stava appunto raccontando delle Iron Dams. Manuela, ti sentiamo adesso, prova? Sì. Bene, sì. Mi sentite? Forte e chiaro. Vai, viene, no, ma cerchiamo di tirare un po' le fila. Noi siamo rimaste appunto al fatto che poi è arrivata la chiamata. Molto bella realizzazione del sogno che ci stavi dicendo. Io volevo chiederti come puoi diciamo sintetizzare l'esperienza di Le Mans in tre parole. Questo è impossibile. No, questa perché tutti parlano come se fosse una cosa quasi religiosa. Ma allora quando sei lì e fai il primo passo nel paddock, sì, fai l'ultimo dopo una settimana lunghissima e veramente, veramente stancante, capisci di cosa parlano tutti gli altri. È un po' come un parto, quando partorisci il tuo primo bambino, non sai bene a cosa va incontro, tutti ti raccontano leggende, però quando lo hai dopo sai cosa vuol dire. Quindi è un po' così, devi viverlo per capire. Per capire cosa veramente succede in quella settimana. Sì, è vero, è vero. Direi che se ti dicessero un ricordo più emozionante, il ricordo più emozionante, perché comunque tu hai appunto detto che è una cosa che non puoi sapere. È arrivare al traguardo. Però quando che ti metto più emozionante alle mani, intendi? Beh, quello Le Mans era sicuramente, sì, quando abbiamo passato il traguardo. Sembra banale, ma già eravamo un super equipaggio, ma la gara a sé è così complessa, è così lunga, può succedere qualsiasi cosa, tra una cosa, un difetto tecnico, o un piccolo errore, o un incidente con qualcun altro, insomma, poi è veramente difficile arrivare alla fine. E quindi vedere questa bandiera a scacchi dopo non so quanti anni che nessun equipaggio femminile aveva passato il traguardo era veramente un momento emozionante. Appunto, mi sono messa a piangere per mezz'ora, ero lì con i meccanici. No, veramente emozionante ancora. Intanto abbiamo perso Anna, quindi inizio a leggerti la prima domanda che ci arriva da Facebook. Rodolfo Pozzi ci dice: Manu, grande campionessa, ma anche grande persona, sempre gentile e disponibile. Ti chiede, la tua Ferrari preferita? E mi sa che abbiamo perso anche Emanuela. E forse abbiamo ritrovato anche Anna? Riusciamo a fare un veloce check audio? Io non vi sento. Ora sì, Anna, ti abbiamo ripreso? Ok, io ho letto la domanda a Manuela, non so se mi hai sentito la domanda di Rodolfo che ti chiedeva la tua Ferrari preferita. La Ferrari GTO 250. È una macchina d'epoca e adesso pian piano mi stanno iniziando a piacere sempre di più le macchine d'epoca. Qualcuno me la ricordo anche e le trovo veramente stupende. Perché hanno una linea elegante, sono veramente stupende, macchine stupende. Intanto continuano ad arrivarci dei saluti da Hervé, da Giorgio, sempre dai social, vi invitiamo a continuare a farci delle domande. E volevo farti una domanda in particolare sul progetto Iron Dames, abbiamo nominato Deborah Meyer, volevo avere un po' di backstory riguardo a questo progetto, sapere come è nato, sapere qualche particolarità che nessuno sa riguardo a come tutto quanto è arrivato ad essere un progetto concreto.
Beh, era veramente così come avevo già iniziato a spiegare prima. Era partito dall'idea della testa di Deborah, che è una persona che sogna in grande, e lei è convinta che una donna possa fare veramente grandi cose. E pian piano sono messi un po' insieme i pezzi, e ha scelto le sue pilotesse, poi appunto ha trovato me come bronzer, poi c'era Michelle Gatti, una danese di 26 anni, che è la nostra piccolina, poi c'è Rachel Frey, che ha la mia età, super esperta al corso di TM, ha corso nella RCT Master, official Audi driver, cioè lei è veramente super esperienza. E quindi ci siamo trovate noi tre insieme, che sinceramente ci siamo trovate molto molto bene già dall'inizio. Anche se arriviamo da esperienze totalmente differenti, da background e anche età e stili di vita veramente totalmente differenti. Però devo dire che insieme ci tira fuori il meglio uno dall'altro, e quindi siamo veramente una bella squadra. Ecco, il fatto che l'iniziativa Iron Dames sia anche supportata dall'FIA Women in Motorsport ci porta all'argomento W Series, ci porta all'argomento Dare to be Different, tutte iniziative atte a supportare le presenze femminili nel mondo del motorsport. Tu che cosa ne pensi? Io ero molto orgogliosa che potevamo portare il logo della FIA Women in Motorsport sulla nostra macchina. È venuta anche Michelle Motone la prima gara di Le Castellet della European Le Mans Series, dove abbiamo anche fatto il podio, quindi era perfetto. E no, trovo che gli aiuti della FIA secondo me sono importanti, però è anche bello che fanno una W Series per dare una piattaforma alle ragazze dove possono imparare, posso andare in macchina, possono correre, però devo dire che la Deborah, per esempio, per lei era più importante far vedere al mondo che possiamo stare anche in mezzo ai maschi, che non devono essere per forza più forti o i più forti, no, però di competere nel mondo dove ci sono tutti, per veramente vedere se possiamo stare con i top, se possiamo competere con loro e imparare da loro soprattutto. Assolutamente, sì, abbiamo Rodolfo Pozzi che appunto ha reiterato la mia domanda su che cosa pensi della W Series, è infatti un'iniziativa che appunto promuove le donne. Tutto, qualsiasi cosa che dà la possibilità a una ragazza di stare in un cockpit e di poter correre. Però per me personalmente io trovo è una delle cose così belle del motorsport, che quasi nessun altro sport possiamo veramente competere con i maschietti sulla stessa altezza, con gli stessi mezzi. E quindi lo trovo una cosa affascinante e molto stimolante. Quindi toglierlo e fare un buco solo chiuso, boh, non so. Preferisco competere nel campionato che faccio io, sinceramente. Mm-hmm. Ho capito, sì, beh, effettivamente la W Series è nata non tanto per creare segregazione, ma proprio per dare la possibilità dei piloti di innanzitutto allenarsi in pista, perché molto spesso anche a causa della carenza di sponsor non è sempre possibile, quindi è anche una sorta di svezzamento per iniziare le donne al motorsport. Però ecco, su questo proposito del gap tra donne e uomini nel motorsport, a te è mai capitato in qualche esperienza personale di essere frenata dal sessismo oppure da questo confronto che c'è tra donne e uomini nel mondo del motorsport? Beh, sinceramente no, perché devo dire che io non ho fatto, la mia carriera è molto corta, e devo dire che in quella parte che dove io ho iniziato già c'era sempre un po' l'onda, che c'era già che c'era piacere di avere una pilota femminile nel campionato, cioè io sinceramente ero sempre portata su un piatto d'oro ovunque ero, quindi no, ma io non ho fatto una driver professionale, quindi io non ho rubato il lavoro a un altro pilota, quindi non so,
Però sinceramente secondo me il motorsport non è, cioè, lotta tra donna e uomo, o che magari le donne vengono un po', hanno difficoltà ad essere rispettate, non è solo nel motorsport, è in qualsiasi ambito di lavoro. Se cerca un lavoro in banca o avvocato o dottore o non so, secondo me la donna ha un po' più difficoltà di farsi valere e di guadagnarsi il rispetto, perché veniamo sempre un po' guardate, c'è sempre un punto di domanda del tipo ma è veramente in grado di fare questa cosa? Quello un po', però non è di più nel motorsport come nel mondo normale, reale. Non, quindi devo dire che io ho avuto solo esperienze nel motorsport e sì, quindi non so lamentarti per quello. Ok, sì, effettivamente è una questione che viene sempre riproposta, quella del gender, di questo gap, però ecco, è molto positivo anche il fatto che tu non abbia avuto esperienze negative sotto questo profilo. Adesso ti passo la parola alla mia collega Giulia, che aveva un po' di domande da farti, sempre su questo aspetto, ma su, diciamo, sulla sfera più personale. Prego, Giulia. Sì, allora, volevo chiederti, abbiamo parlato della 24 ore di Le Mans e pochi giorni fa c'è stato l'annuncio della, diciamo, versione virtuale della gara. Volevo chiederti intanto che cosa ne pensi delle gare virtuali, se parteciperesti e se in questo periodo di lockdown tu hai avuto modo anche di allenarti al simulatore o proprio solo fisicamente. Ho visto in questo periodo, soprattutto è nato la onda del simulatore, e sinceramente avevamo intenzione di fare come Iron Lynx e Iron Dames con due macchine alla 24 ore virtuale, però adesso Iron Lynx fa partecipare solo una macchina maschile, perché io non ho un simulatore né Michelle, e quindi abbiamo iniziato. Io trovo carino che fanno le gare di simulazione, è bello, è un divertimento, però io sinceramente non sono una grande sostenitrice dei simulatori, faccio fatica a usarli, per me è come un computer game, e secondo me io uso il simulatore dove non conosco la pista, almeno non nel simulatore. Se vado a allenarmi, mi alleno fisicamente in palestra o in bici, o se voglio allenarmi vado in kart. Quello per me più giusto per allenarsi. Ok, perfetto. Prima di passare la parola a Cintia, volevo ancora chiederti come vedi i cambiamenti nei campionati dopo questo lockdown. Sinceramente a noi hanno messo la prima gara a luglio a Monza e sembra veramente che riusciamo a farla, però è tutto molto molto vago, ci sono i calendari provvisori, però ogni settimana cambia tutto, e quindi nessuno capisce veramente come saranno i programmi da agosto in poi. Ok, perfetto, grazie. Passo la parola a Silvia. Ciao. Eccomi. Manuela, allora, prima ci stavi iniziando ad accennare il tuo rapporto con le altre due Iron Dams. Mm-hmm. Sappiamo che tu hai un passato nel volley, quindi diciamo che sei un po' abituata, se vogliamo, al lavoro di squadra. Ma come ti trovi con le tue compagne e qual è la ricetta giusta per amalgamare tutte queste caratteristiche diverse fra voi tre? Vuol dire che hai detto veramente bene, no. Vengo da uno sport di squadra e devo dire che mi aiuta a volte molto. Io ho lo spirito della squadra molto di più come loro due, ma non nel senso negativo,
cioè loro hanno fatto sport singolo per tutta la loro vita e io ho fatto sport squadra tutta la mia vita, quindi quello lì forse ho un piccolo vantaggio su di loro. E no, devo dire, per fortuna io e la Rachel siamo anche già più grandi, e la Rachel ha già fatto vedere il suo valore tante volte, quindi non è in ansia di prestazione come un ventenne. E però è bello perché ci dà tranquillità, sicurezza, qualsiasi domanda che ho posso andare da lei, qualsiasi frustrazione, qualsiasi cosa vado da lei, mi aiuta sempre, sempre una parola per calmarmi o per aiutarmi o per farmi capire le cose. Michelle invece è fantastica, ha 25 anni, grintosissima, super cattiva in pista, mi piace un sacco. E lei vuole vedere il suo valore e quindi molto molto fuocosa. E sembra a volte quasi la più italiana di noi perché è veramente molto emozionante. Anche se viene dal più nord in realtà. E no, devo dire, ci troviamo veramente, abbiamo trovato un equilibrio molto molto buono. Accettiamo le debolezze dell'altro, perché quando fai sport insieme o soprattutto motorsport, tu vedi tutto dell'altra persona, cioè non puoi nascondere niente. E quindi lo sappiamo e accettiamo le debolezze dell'altro e ci sosteniamo quando c'è bisogno uno e quell'altro. Quindi diciamo che un lavoro di squadra nel volley poi ti ha anche potuta aiutare, diciamo, nell'automobilismo come valore aggiunto? No, nelle gare enduro sicuramente. Forse nelle gare sprint un po' meno, forse sono troppo buona, ma nell'endurance assolutamente. La squadra è importantissima, sia quella legata dei piloti, sia i meccanici, gli ingegneri, tutto lo staff immenso che c'è intorno deve essere armonia, professionalità, tutto quanto è veramente funziona solo se la squadra funziona. E come si ottiene tutta questa armonia? Come vi organizzate voi all'interno della squadra? Beh, siamo praticamente insieme giorno e notte, quindi no, siamo molto affiatate. Ci troviamo anche, abbiamo un cameretto nel camion dove ci troviamo, parliamo, ci confrontiamo. E no, a volte anche una fa un... andiamo insieme, ridiamo insieme, quindi siamo molto affettate. Nel frattempo arrivano un sacco di commenti e di congratulazioni sui nostri social, tra cui Riccardo Vietri ti dice: ciao Manu, come stai? Sei pronta per iniziare la stagione? Ciao Ricky, certamente più che pronta, più pronta che mai, visto che appunto non sono una grande amatrice dei simulatori. Veramente non vedo l'ora di tornare a fare una gara. Nel frattempo arriva un altro commento: grande Manu, insomma i suoi sostenitori si stanno facendo sentire, sei una grande pilota, continua così. Quindi tutti a sostegno di Manuela e delle Iron Dams. Infatti io diciamo ho un grande interesse, una grande stima per questo progetto e mi piace tantissimo il nome, perché penso proprio che Iron Dams unisca quell'elemento di eleganza che contraddistingue comunque la donna e l'aspetto iron di ferro della determinazione di un pilota, quindi secondo me è proprio un connubio perfetto. Diciamo, tu dici che dietro questo nome ci potrebbe essere questa spiegazione? Anche, sono molto d'accordo con te, però credo che comunque l'iron non valga solo per le pilotesse, vale comunque per qualsiasi donna. Non deve neanche, dobbiamo solo fare la nostra vita normale, secondo me tante donne siamo già molto iron, siamo molto molto forti con la nostra testa, siamo determinate, siamo, quando abbiamo un obiettivo non ci ferma neanche uno tsunami gigantesco, siamo alla lunga veramente super resilienti. E quindi secondo me la parola iron qua sembra che è solo
per il motorsport, ma secondo me non è così, perché siamo veramente delle dame, siamo femminili, è bello essere femminile, però dall'altro punto siamo veramente, quando vogliamo, abbiamo tutte le forze per prenderci quello che vogliamo. Infatti, a proposito di Iron nella vita normale, penso che proprio tu, diciamo, incarni a pieno questo, perché sei donna che lavora, mamma di due splendide bimbe e anche pilota. Come fai a fare tutto e a conciliare tutti questi aspetti della tua vita? Quello è molto difficile. No, è veramente molto difficile. Adesso tra lavoro e i bambini e tutto quanto, è veramente una lotta col, cioè il giorno non ha abbastanza ora per fare tutto. Poi adesso le bambine non possono andare a scuola, qua non abbiamo homeschooling, quindi faccio maestra la mattina, il pomeriggio vado un po' a lavoro e poi devo allenarmi, e quindi la giornata vola in un battito. Poi però quando magari nella vita normale veramente corro da A a B, e è molto difficile fare tutto al 100%, sinceramente non riesco a fare al 100%. Lavoro part time, quindi non tutto il giorno, e il pomeriggio sono con le piccole, in mezzo cerco di allenarmi il più possibile. Quando vado a fare le gare ho il papà dei bambini è molto bravo, mi tiene i bambini, ho dei nonni super fantastici, sono ancora giovani e amano le mie bimbe come nient'altro, quindi devo dire, poi c'è mia sorella, devo dire che ho sono circondata veramente da persone fantastiche, ci diamo una mano uno con l'altro, quindi in qualche modo riusciamo a incastrare tutte le cose. E quindi è anche un bel lavoro di squadra a casa per sostenerti, allora. Assolutamente, assolutamente. Io volevo farti un'altra domanda prima di passare la parola di nuovo alle mie colleghe. Abbiamo parlato della 24 ore di Le Mans, abbiamo parlato un po' di storia, perché comunque la 24 ore è, penso, la gara più bella e importante. Tra ruote coperte e scoperte comunque ha un fascino fantastico. E tu sei una delle sole tre pilote donne nella storia. Insomma, che effetto ti fa essere affiancata a due nomi importanti come a quello di Anna Cambiaghi e Lella Lombardi? Ma veramente molto onorata e peli d'oca ogni volta che ci penso a questa cosa. Qualcuno me lo dice e penso, cioè è veramente un onore. Mi dispiace un sacco che non ho potuto incontrare Lella Lombardi, però spero tanto che riesco a incontrare la Cambiaghi, perché mi farebbe veramente piacere confrontarmi con lei e sentire cosa, com'era l'epoca, cosa ha fatto, com'era la sua gara, cioè per parlare con lei. Quello mi farebbe veramente super piacere. A proposito, guarda, mi è venuta una domanda proprio così a bruciapelo, ma ti interesserebbe magari nel corso della tua carriera, un domani, passare o provare i rally? Non ci hai mai pensato? Io ho fatto un weekend in dove era a Treviso a fare una giornata di rally, per imparare i rally, e devo dire che mi piace un sacco, il rally mi piace veramente tantissimo, sono veramente dei supereroi e io li stimo da paura, veramente, sono dei grandi. Però devo dire che credo che sono più portata per la velocità, e credo che ho due bambine e fare il rally credo che... Yeah. Un po' troppo pericolosa, cioè non potrei farlo al 100, non potrei rischiare come gli altri al 102%, dovrei sempre tirarmi un po' indietro, e quello non vorrei. Devo dire che lì il rally lo vedo sinceramente troppo pericoloso per essere una mamma. La velocità, in qualche modo siamo veramente super protetti nella nostra macchina, ci sono vie di fuga ovunque, a volte
non voglio dirlo, però veramente facciamo degli incidenti anche grossi e scendiamo senza, cioè come se niente fosse quasi, quindi da quel punto di vista la velocità è veramente credo la fascetta quasi più o una delle fascette più sicure del motorsport, quindi lo posso fare senza sensi di colpa, sinceramente. Bene, bene, no, mi trovi d'accordo, in effetti è affascinante il rally, però in effetti la diciamo la pericolosità è bella tosta, in effetti anch'io la penso così. Vorrei andare con un giro di ulteriori domande delle mie colleghe. Inizierei con Giulia. Giulia, hai qualche altra domanda per Manuela? Sì, allora, abbiamo parlato delle tue figlie. Mi chiedevo come vivresti un'esperienza da mamma e da pilota se le tue figlie un giorno volessero correre e si trovassero a correre una gara importante come la 24 ore di Le Mans. Beh, devo dire, da mamma, le mie bimbe possono fare anche moto, non ho, cioè, non, possono anche andare sull'Himalaya, non voglio, cioè le mie bimbe possono veramente fare per qualsiasi cosa, loro hanno una passione vera, perché secondo me non, cioè, se uno è appassionato di una cosa, deve fare quello, anche se la mamma a casa fosse... Non sta tanto bene. Però da pilota, che adesso sto conoscendo questo mondo sempre meglio, sento le storie di Rachel, Michelle, le altre pilotesse, anche piloti maschili. Non vorrei che le mie bambine facessero qualcosa nel nuoto, o le pilotesse, sinceramente. È un mondo, è cambiato tantissimo negli ultimi 10 anni e ci vogliono forze, budget, impegni, è tutto troppo difficile, troppo complesso. E credo una persona normale non fa veramente fatica a fare il pilota oggi. Vorrei che farebbe uno sport, anche singolo, tennis, pallavolo, pallamano, possono fare quello che vogliono. Basta che fanno o sport o musica, o una cosa, devono trovare una passione. Ma io... Non vorrei che facessero le pilotesse. Ok. Bene, quindi diciamo le sostieni nelle proprie passioni, però insomma, se non seguissero il motorsport, le quattro ruote, insomma, sarebbe. Anche se, oddio, siete in quattro in famiglia, quindi può essere che respirando. L'impresa è un po' difficile, è un po' troppo ottimista da parte mia, però adesso vediamo come procede. C'è un'altra bella domanda, penso, che Silvia ti voglia fare. Sì, io volevo fare un salto virtuale a Maranello. Di recente la Ferrari ha aperto le porte della sua Academy anche alle donne. Tu che cosa ne pensi di questa Questa è una bellissima iniziativa? iniziativa. Spero veramente che tra poco ci sia anche una donna, probabilmente per la prima volta, nell'Accademy della Ferrari, e sono super felice se hanno fatto così. Proseguiamo un pochettino. Ti ringrazio e ripasso la parola. Proseguiamo un po' con le curiosità. C'è una curiosità che ammetto, secondo me è veramente, veramente bello sentire un po' come risponderai. Beatrice, cosa hai da chiedere a Manuela? Sì, prima nello slideshow abbiamo visto la tua foto con Fernando Alonso dall'esperienza Le Mans. Ti riporto invece a un'altra gara endurance che hai fatto, la 12 ore del Golfo, dove correvano Loris Capirossi e un equipaggio capitanato da Valentino Rossi. Quindi, tu che cosa ne pensi di questo interesse da parte di piloti di altre categorie o di altri mondi come il motociclismo nell'endurance? È una bellissima cosa. Era veramente una bellissima cosa che loro sono venuti al golf. Hanno dato super importanza a questa gara, al motorsport a sé, perché se Loris Capirossi e Valentino Rossi vogliono fare delle esperienze con le GT, con le macchine vetture GT, vuol dire che hanno una passione vera,
non solo delle moto, ma anche dell'automobilismo, e quindi lo trovo bellissimo. E che probabilmente credo che faranno queste gare, anche forse puntando ad una partecipazione a gare più importanti, come Le Mans, come Daytona, come, non so, forse dopo la loro carriera, forse vogliono fare anche gare di questo genere. No, io era veramente un super evento con loro due lì. Poi sono super simpatici. No, era bellissimo incontrarli al Golfo di Abu Dhabi. E infatti Valentino Rossi aveva rinunciato al Monza Rally Show per intraprendere questa nuova avventura. Infatti aveva fatto, diciamo, aveva creato molta attenzione mediatica, dato che aveva detto: io guiderò una Ferrari e sarà un evento ad Abu Dhabi, per poi svelare questa clamorosa partecipazione. Tu hai interagito con lui e con Capirossi durante il weekend, quindi? Con Capirossi un po' di più, lui era un po' più meno impegnato come Valentina, sinceramente, quindi era molto più facile parlare con lui. Lui è super simpatico, ride tutto il tempo, ma è veramente una persona positivissima. E Valentina abbiamo salutato prima della gara, siamo andati lì a parlare 2 minuti, anche con le altre 2 ragazze abbiamo fatto quella foto e tutto quanto, però era un po' più... Lui era super alla mano e come se lo conoscessimo già da 200 anni, quindi veramente super simpatico. Però ovviamente durante l'evento aveva un sacco di impegni, era sempre chiuso nel suo box, però con tantissime persone ovviamente che lo volevano parlare, e quindi era un po' più difficile trovare un minuto magari dove aveva un minuto libero per fare, sì, per parlare un attimino. Bene, io volevo tornare un attimino su una foto che abbiamo visto prima. Abbiamo visto che ti stavi allenando ai TRX e tutto. Io ho questa curiosità, nel senso, la preparazione fisica e atletica, secondo te, differisce dall'essere uomo all'essere donna? E appunto, per una gara di durata, penso proprio che la preparazione sia una preparazione veramente molto importante. È veramente fondamentale e molto molto importante. Sicuramente credo che gli uomini facciano leggermente un altro allenamento come le donne, però alla fine le gare di durata non serve una forza massimale come la può avere, come l'uomo lo può avere molto maggiore come la donna. È un sport di resistenza, quindi serve resistenza muscolare, e quella la donna può assolutamente allenare alla pari con l'uomo. La resistenza ce l'abbiamo, e anche quindi magari passiamo qualche ora in palestra in più, certamente, perché siamo un po' più deboli fisicamente, è un fatto, però alla fine, se siamo brave, ci alleniamo bene, possiamo, non c'è proprio nessuna differenza, possiamo fare 48 ore di gare di durata, siamo veramente brave quando siamo allenate. Assolutamente, poi io penso che anche poi la determinazione sia qualcosa che aiuta l'allenamento ancora di più, nel senso che dove non si arriva per altre motivazioni, la determinazione fa arrivare lo stesso. Quindi sono proprio di questo parere. Volevo farti una domanda che penso proprio che condividano anche le mie colleghe. Un sogno è stato realizzato, quello della 24 ore di Le Mans. E quale altro grande sogno a Manuela oggi? Beh, dopo la 24 ore di Le Mans è un po' difficile avere altri sogni, però sinceramente mi piacerebbe tantissimo correre in America, fare la 24 ore di Daytona, Sebring, e vorrei correre in come si chiama? In California, non so, no, ma l'altra, vabbè, comunque no, correre in America mi piacerebbe veramente tantissimo. Poi magari un giorno, chi lo sa, potremmo fare anche il WEC, quello sarebbe ovviamente il top del mondo dell'endurance, quindi quelle sono cose che sono nel cassetto dei miei sogni, lo metto lì, poi vediamo se riusciamo a farlo o no. Però abbiamo già fatto con le Iron Dames e con Iron Links, abbiamo fatto
veramente grandi cose, quindi sono orgogliosa, sono soddisfatta, abbiamo fatto, cioè, anche se non riuscirò a fare queste cose, comunque sono molto, molto felice. Beh, guarda, secondo me il palcoscenico americano sarebbe veramente, veramente bello e interessante, anche appunto per il progetto Iron Dance. Quindi, poi, come hai detto tu, in così breve tempo si sono fatti tantissimi passi, perché non sognarne altri? Questo penso proprio che sia doveroso, sognare sempre qualcosa di più grande. Arrivano intanto i commenti da Facebook. Rodolfo Pozzi, direi vincere Le Mans, se lo puoi sognare lo puoi fare. lo possiamo sognare, forse vediamo se siamo arrivate nona di 20 della nostra categoria, che già era un risultato molto buono per essere delle rookies tutte e tre alla fine, quindi possiamo veramente puntare anche a una top 5, magari alla prossima partecipazione. Perché no? Stavolta saremo un po' più preparate, non ci sarà più la prima volta, saremo un po' più all'attacco, conosciamo tutte le procedure, tutte le cose da fare molto meglio come la prima volta. Quindi spero che riusciamo a fare un risultato in quella direzione. Bene, bene, assolutamente. Noi facciamo un in bocca al lupo a te e anche alle altre tue compagne che seguiamo, a Rael e a Michelle. Noi infatti ti salutiamo con l'in bocca al lupo e con la speranza che realmente si mantengano questi calendari per poter riaccendere ben presto i motori e tornare a luglio a riuscire a vedere appunto il campionato ELMS e a venire a trovarti a Monza assolutamente per poter fare Iron Dance. Piacere incontrarmi. Assolutamente. In bocca al lupo ancora, ti ringraziamo Manuela, grazie mille per la tua disponibilità e per essere stata con noi nel nostro salotto rosa virtuale di Speedy Woman. Saluto le mie colleghe, saluto Beatrice, Giulia e Silvia e vi auguro una buona serata. Grazie ancora Manuela. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao, buona serata.